non lo so. Palazzo della Moda. Palazzo della Moda. Buonasera. 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 Buonasera, 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 brava gente, eccoci qui, eccoci qui. Stasera viviamo insieme un pellegrinaggio sul perdono in una chiesa francescana. Inizio con una canzoncina che mi avete inviato voi, dedicata alla brava gente, eccoci qua. Bene, bene, con questo jingle, ecco che Emiliano da Buon Giornalista ci viene a trovare. Buonasera, buonasera. Padre Enzo, buonasera a tutti. Eccoci qua, eccoci qua. Stasera vi presento con me, c'è un ragazzo, ma lo ascolteremo dopo la diretta. Un ragazzo, un papà, un marito, Bruno Iaccarino, che c'ha una storia bellissima. Incontrato per caso oggi per un passaggio in macchina, perché stavo a piedi e appena mi ha aperto il cuore ho detto: ma questa è una bella testimonianza, e quindi la vogliamo fare insieme, la vorrei far ascoltare. E mi ha detto sì, padre Enzo. E allora eccoci qui siamo davanti al Duomo di Ravello, brava gente. È avvenuto il miracolo della liquefazione del sangue di San Pantaleone, ma noi ci portiamo adesso al convento San Francesco. È uno dei primi insediamenti francescani, dico bene Emiliano? Sì, sì, del sud Italia. E andremo dove San Francesco si è fermato, ha sostato e ha contemplato, direi, questo paesaggio. È probabile che fosse anche questo panorama gli abbia suggerito il cantico delle creature. Però noi vogliamo vivere questo pellegrinaggio per ottenere il perdono. Lo sapete, si può ottenere questo perdono in tutte le chiese francescane oltre quella di Assisi, e sono tre cose da compiere. La prima è la preghiera per il Papa, che adesso recitiamo, poi la confessione, la partecipazione alla Santa Messa e il credo. E allora intanto noi preghiamo per la Chiesa, per il Papa, con le tre piccole preghiere che la Chiesa ci raccomanda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Poi c'è l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E poi il Gloria al Padre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eccoci qua. Dove era il posto? Dove? Più avanti. Bene, rinnoviamo anche il nostro credo. Io vi faccio le domande, voi rispondete, brava gente. Credete nella Chiesa? Credo. Credo. Credete in Gesù, figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria? Credo. Credete all'effusione dello Spirito Santo, al perdono dei peccati? Credo. E adesso le rinunce al male. Rinunciate al male e a tutte le sue seduzioni? Rinuncio. Brava gente, abbiamo fatto questo credo proprio davanti al luogo dove si è seduto San Francesco. Eccolo qui. Qui vedete, hanno posto una pietra in fondo, un lapide di marmo, e qui la statua di San Francesco.
pia tradizione vuole che San Francesco d'Assisi, nel salire nella vicina chiesa nel 1222, si sia riposato su questo sasso. I frati minori conventuali nel settimo centenario della morte del padre, 4 ottobre 1926. Eccoci qui, brava gente. È bello vedere come tutto il nostro territorio attraversato da Francesco e dai primi compagni abbia costruito, edificato dei luoghi di devozione. E ora ci accingiamo in questa chiesa dove riposano un santo, il Beato Bonaventura, chiamato il Santo dell'Obbedienza, frate francescano, pellegrino della costiera. Infatti viene, come viene chiamato? Sì, il martire dell'obbedienza e il pellegrino della costiera. Il martire dell'obbedienza e il pellegrino della costiera. E poi qui, in questa chiesa, brava gente, riposa anche un grande custode di Assisi. Nel momento della guerra ha salvato Assisi dalle bombe, facendola dichiarare con un accordo con le forze militari e il governo città ospedale. E facendo questo, sapete che Cassino è stata, la Basilica di Monte Cassino è stata bombardata, il rischio era anche per Assisi. Grazie all'intuizione geniale di questo custode, in collaborazione col ministro generale, Assisi viene risparmiata alle bombe. E ora ascoltiamo. È il fratello, Padre Antonio Manzi, morto in odore di santità. È stato uno dei fondatori con padre Massimiliano Colpe della milizia dell'Immacolata. Sì, perché erano due fratelli. Erano due fratelli nati a? Nati a Ravenna. A Londra. A Londra, nati a Londra, ecco. Che prima molti andavano a Londra, migravano a Londra, ecco. Agli inizi del Novecento. Perfetto, grazie Emiliano di questa precisazione. Siamo francescani nel dentro. Cuore, dentro, è vero Emiliano, lo sei. Siamo cresciuti qui. E ora ascoltiamo la pagina del Vangelo con un breve commento e poi, brava gente, ho avvisato anche i frati qui che sono contenti che stiamo andando e hanno riaperto la chiesa per noi stasera. È il Vangelo di domani, evidentemente, brava gente, ma che ha molto sul perdono direi come guarigione. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a Gesù dicendo: Signore, aiutami. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desidera. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Eccoci qua, brava gente, è la guarigione di una figlia, è quel perdono invocato per la figlia, per ogni persona. La cosa più pericolosa, sapete, brava gente, è rimanere immobili, rimanere fermi. Questa donna si fa avanti, si porta davanti a Gesù e la invoca per la figlia. Prendiamo spunto dalle parole dello scrittore statunitense Williams che scopriamo la vera essenza dell'incontro. In questo episodio Gesù si porta ai confini dell'odierno Libano, in Cananea, dicendoci con questo che il suo annuncio non rimane circoscritto al solo Israele, ma è per tutti i popoli, brava gente. Gesù non chiude mai i confini, ma li apre, li spalanca. Un annuncio inclusivo. Vediamo l'apparente freddezza di Gesù, la durezza di colui che educa, che vuole farci comprendere che cos'è la fede e come va plasmata. Vediamo poi il dinamismo di una donna che si avvicina, si prostra e chiede aiuto. Avvicinarci, prostarci a Dio, chiedere aiuto. Ecco i tre verbi che possono far maturare la nostra fede. Abbiamo bisogno di avvicinarci a Gesù, di fare noi i primi passi. Lui si muove sempre verso di noi. A volte siamo noi che non ci muoviamo. Solo così potremmo vedere tutto in modo diverso. Prostrarsi è l'atteggiamento di colui che non solo si avvicina, ma si fida, prega, adora. Significa
che ci stiamo fidando, che ci abbandoniamo al Signore, e questo fa crescere la fede. Chiedere, infine, abbiamo bisogno di chiedere. E ciò richiama invece tanti episodi del Vangelo, come l'insistenza della vedova nei confronti del giudice, o quella di colui che vuole toccare il mantello di Cristo per essere salvata. Chiedere, ripetere una domanda che va posta e riposta con insistenza. Ecco, brava gente, mi fermo qui perché poi una parte del commento di questo Vangelo ce lo racconterà una storia di una persona concreta, come noi, e ci dirà delle cose, penso, belle, almeno a me mi hanno colpito. Siamo qui in questa chiesa dedicata al Beato Bonaventura, con la tomba, abbiamo detto, anche di Fra Bonaventura Manzi. Andiamo a vedere, però vorrei salutare anche il responsabile di questa comunità, Fra Marcus, eccolo qui, Fra Marcus Reichenbach. Non l'ho imparato ancora. È difficile pronunciare il tedesco, Marcus. Benvenuto. Marcus, noi siamo qui, abbiamo fatto questo pellegrinaggio per ottenere il perdono. Abbiamo detto che in ogni chiesa francescana... Sono venuto a confessarti. Ecco, sì, dopo mi confesso da Fra Marcus. un pensiero tuo, Marcus, in questa chiesa, in questo luogo che è anche piccolo santuario. Allora, come hai detto te all'inizio, è giusto sempre accoglienza. L'accoglienza che segna anche questo posto, perché quando Francesco, 800 anni fa, venne qui trovò una piccola chiesa dedicata a San Giovanni, e come giù ad Amalfi lasciò alcuni frati qui, così ci raccontano, tra il 1219 e più probabile il 1222, dopo che era stato in Terra Santa. Sì. E da quindi, tornando dalla Terra Santa. Sì, perché dopo lui decise di visitare le tombe degli Apostoli e ha visitato anche i santuari micheletici. Sì. Visto che qua è una zona molto molto ricca di questi santuari, cominciando dai Monti Alburni, è molto probabile che il documento che anche la curia di Amalfi conserva del 1700 sia vero, e sia vero anche quello che ci dice il Vadin, che Francesco qui nel 1222 sia passato. Infatti adesso a settembre ci sarà la rievocazione, verrà il nostro ministro generale per rivivere questo momento, e poi ci sarà un piccolo convegno di studi proprio anche per mettere l'accento su questa ricerca storica del passaggio di San Francesco 800 anni fa per la Campania. Poi stai venendo oggi proprio nella giornata della Poziuncola. Non so se l'hai fatta apposta o se lo Spirito Santo ti ha mandato, perché se guardi la tavola dell'altare, sì, molte le interpretano proprio come la concessione dell'indulgenza. Eccoci qua, brava gente. A nome di Gesù chiede al successore di Pietro questa indulgenza plenaria. Vedete questo affresco che capeggia qui in questo santuario, è praticamente il momento in cui San Francesco, come ci dice Marco, infatti sopra vediamo Maria, Gesù e gli angeli, e il Papa sotto seduto, vedete, io qua lo riesco a vedere. Ebbene, credo che non ci poteva essere momento più bello per evocare questa giornata. E facciamo vedere, Marcus, anche la tomba dei due fratelli. Uno è stato custode di Assisi, eccolo qui, padre Bonaventura Manzi, uomo di governo, formatore di coscienza, salvò Assisi, vedete, dagli orrori bellici, vicario generale dell'ordine, ministro provinciale, illuminò i sentieri della gioventù francescana, e il fratello, Fra Antonio Manzi, che fondò insieme a San Massimiliano, ce lo ricordava Emiliano adesso, la milizia dell'Immacolata. Grande esempio per i giovani, anche perché il processo di beatificazione è in corso, e un ragazzo che aveva 22 anni quando morì, che
amava la musica, amava lo sport. Padre Antonio? Sì, ah, è molto giovanissimo, sì, è morto. Sì. È morto della febbre spagnola. Ah, ecco. A San Teodoro. A San Teodoro da Nord. Durante gli anni degli studi. Dove sto io adesso, a San Teodoro? Ecco. Ecco. Vedete ecco. Quante coincidenze. Qui, non lo so, ma a me mi viene la pelle d'oca, brava gente, ma il Signore sa quello che sta costruendo e fidiamoci di Lui. Mm? Eccoci qua, grazie Massimiliano. Poi, Valerio, dimmi. C'è anche una bella tradizione francescana, la lampada che arde sulla tomba del Beato Bonaventura è alimentata dall'olio che ogni anno i potentini offrono qui per alimentarla, sull'esempio appunto del 4 ottobre, sì, San Francesco, sì, che sì. Si accende la lampada votiva. Sì, quella lampada la conosciamo, sa che viene da Assisi, sono contento. Sì. Eccoci qua, brava gente. Bene, io ringrazio. E adesso vi avevo promesso una storia, eccoci qua, questo nostro giovane papà, il nome, oddio, Bruno, sta facendo bonita, non ci azzecca niente, Bruno. Bruno è un ragazzo che ho incontrato oggi, ma che ha mandato un passaggio, ho scoperto che abita a Scala da 3 anni, giusto? Sì. E tu avevi un'industria a Napoli, cioè un'impresa insieme a tua moglie? Sì, avevo un'attività a Napoli nel settore dell'estetica e del benessere. Un centro benessere importante? Sì, conosciuto. Conosciuto? Sì. E poi improvvisamente? Drasticamente abbiamo deciso di cambiare radicalmente vita. Sì. Quello di poter rallentare e dedicare del tempo più a quelli che sono i valori diversi della vita. E così abbiamo deciso di trasferirci in Costiera Amalfitana. Questo è uno spunto molto bello perché, dicevamo, ti vuoi riconciliare col tempo. Sì, soprattutto col tempo. Cioè non vuoi che il tempo ti focalizzi, ti consumi, ma sei tu a vivere il tempo. Sì, fondamentalmente penso che noi siamo fatti di tempo. Quindi cerco di godermi la vita nella massima della quotidianità, circondato da oggi da quello che sono i valori che in città mi avevano allontanato. Quindi il tempo dedicato alla famiglia, il tempo dedicato a mia moglie, il tempo dedicato oggi fortunatamente a mia figlia, che mi ha dato la forza, oggi c'ha 15 mesi, che mi ha dato la forza di rimanere in Costiera, a Scala, e di ricostruirmi una vita, perché preso dopo 40 anni di vita in una città è difficile cambiare, però se c'è all'interno una ricerca interiore profonda di poter conciliare il tempo con dei valori. Che tu sai che ogni tanto queste storie emergono sui quotidiani, no? C'è chi lascia tutto, chi lascia lo studio e va a vivere in montagna con un gregge, no? Sì. Ecco, più o meno siamo lì come storia. Sì, sì, siamo storie, sono simili, ognuno poi cerca di poter prendere, diciamo, la propria identità. E in Costiero quello che mi ha permesso di vivere qui è quello di riscoprire la genuinità, la semplicità del posto, del luogo, l'amicizia con le persone. Il solo fatto di passeggiare, c'è chi ti ferma e ti offre magari una busta di zucchine, di carote, un qualcosa che loro coltivano, è già un gesto nobile che ti va a riavvicinare a queste cose. Quindi anche la scoperta delle relazioni, del buon vicinato. Sì. E poi mi ha detto un'altra cosa, c'è anche una ferita profonda, tu hai perso il papà, sì, improvvisamente, sì, un dolore forte che ti ha messo in crisi, sì, però poi hai riacquistato il sorriso. Ecco, questa è forse dietro, diciamo, ecco, una crisi, poi dopo c'è un po' di luce, e questo con una ricerca interiore. Sì, la perdita di papà è quello che mi ha insegnato oggi di poter rallentare, di non circondarsi troppo nella vita materialistica, perché effettivamente lui mi è stato da esempio, vedere che ha lavorato una vita intera, non si è goduto nemmeno una pensione ed è finito in pochi giorni, abbandonando tutto. E quindi dietro a un dolore del genere, diciamo, dietro alla morte c'è da riflettere. A volte è una frase detta, io ho cercato di immedesimarmi troppo, l'ho vissuta troppo dentro di me, e così mi ha insegnato di cambiare vita. Che volevi bene a tuo papà, sì, grazie. E quindi anche gli insegnamenti più belli li hai presi. Sì, no? spero in tutto in bene, sì, gli insegnamenti, quelli, soprattutto quello della famiglia, che è la cosa più bella che ci unisce. Poi mi ha detto un'altra cosa pure bella,
dice, i matrimoni oggi, per fare un matrimonio ci vuole, davvero si spendono molti danari. Purtroppo sì, se dobbiamo vedere il concetto di un matrimonio oggi in un concetto di business, purtroppo sì. Se lo dobbiamo vedere in un discorso interno di amore puro, domani mattina ci sposiamo. Però a volte ci sono dei canoni del sistema che dettano un po' delle leggi. E tu vuoi abbattere anche questo? Vorrei abbattere anche questo, soprattutto. E io te lo auguro. Io la ringrazio padre, grazie per l'augurio. Eccoci qua, ho condiviso con voi questa bella testimonianza. Grazie a tutti, brava gente. A te. E andiamo avanti. Ora usciamo, io ringrazio ancora Emiliano, fra Marcus. Ha fatto 25 anni di sacerdozio. E gli facciamo gli auguri, pochi giorni fa, Marcus. Tu hai fatto un anno. Sì. No, ho fatto 27, ma so, o 28, a me qualcuno in più. 25 abbiamo fatto prima della pandemia. Con Marcus abbiamo studiato teologia insieme al Serafikum. Marcus, ti dico grazie e ti auguro ogni bene. È una preghiera per tutti noi in questo santuario. Ok? Se vuoi tornare domani ci sarà la festa, la conclusione della festa di San Pantaleone. La festa di San Pantaleone dove la fanno? Vediamo. Domani. Ah, domani sera, a che ora è? Ah, benissimo. C'è anche la piccola processione. Ah, anche perché il miracolo quest'anno è molto visibile. È molto visibile il miracolo. E mo vediamo di andarci domani allora. Marcus, grazie allora. Andiamo. Buona strada a te. Ecco, salutiamo il Signore, il padrone di casa. Va benissimo. Marcus mi vuole confessare. Volentieri. Domande mirate, dice Emiliano. Eccoci qui, brava gente, adesso usciamo, andiamo ai saluti. Se mi prepari, eccoci qua. Sentiamo quella, prima dei saluti, ti metti quella canzoncina che mi ha mandato Sorrentino da Pagani. Eccoci qua. E poi andiamo ai saluti. Con il cuore e con la mente, cara mia, forti, brava gente. Eccoci qua, io ringrazio Emilio Sorrentini che mi ha mandato questo jingle. L'altra volta pure un altro giovane mi aveva mandato una canzone che avevamo sentito e li ringrazio perché è segno di affetto, è segno insomma che questi momenti sono sentiti e fanno esplodere la creatività, brava gente. Adesso vado ai saluti, vi ricordo la mail enzo@buongiornobravagente.it, se mi dimentico qualcosa me lo ricordate, brava gente, e mettete sempre, come ormai lo fate, segui e condivido. Stasera questa bella storia di Bruno credo che meriti moltissimo, più delle mie povere parole, brava gente. E andiamo avanti, andiamo ai saluti allora, eccoci qui. Allora, Carmelo e Graziella vorrebbero gli auguri per il loro 35esimo anniversario di matrimonio. È Cristina che vi pensa, vostra figlia, un abbraccione forte a tutti quanti. I genitori Rino e Anna con la sorellina Benedetta e tutta la famiglia allargata chiedono una benedizione per Rita, 9 anni ieri. Che bello, eh? Io quando mi immagino tutti in famiglia, so che davvero siete migliaia e migliaia che state a tavola tutti insieme con questo cellulare. So, alcuni mi hanno detto che avete il collegamento addirittura col televisore. È una cosa bella, che il Signore davvero ci benedica, brava gente. Il motivo, ricordatevelo, non sono io, è sempre il Vangelo. Poi Mari vorrebbe gli auguri per il marito Sergio. Ogni bene, Sergio. Vedi come ti vuole bene tua moglie? Poi Carmen vorrebbe gli auguri per il figlio Pasquale, 25 anni, che ha fatto a fine luglio. Ogni bene, Pasquale, in ritardo valgono il triplo, quindi un'Ave Maria per te. E vedete, se mi dimentico qualcosa, è bellissimo ricordarmelo di nuovo. Se qualche lettera non ho risposto, vi prego, rimandatemela, perché sapete che sono stati giorni molto intensi questi.
Raffaella vorrebbe gli auguri per il compleanno di Francesco, il suo principe azzurro. Ogni bene allora, a tutti e due, avanti, avanti. I nonni Nunzio e Andrea vorrebbero gli auguri per Antonio, 10 anni oggi. Antonio, un abbraccione forte, Teresa vorrebbe gli auguri per l'amica Angela e la nuora Angela che festeggiano l'onomastico. Angela, perché forse Santi Angeli, perché oggi è Santa Maria degli Angeli. E avanti, forti, fortissimi, Poi Anna Maria vorrebbe gli auguri e una benedizione per gli sposi. 28 luglio, anche questi ci siamo dimenticati. Enrica e Rosario, avanti, e ogni benedizione. San Francesco davvero vi benedica e vi sostenga. Buonanotte, brava gente, per chi si affaccia domani, buona giornata, brava gente. E muoviamoci allora, abbiamo visto questa guarigione perché ci si muove. La guarigione davvero avviene quando ci muoviamo, quando la desideriamo. Forti, forti, E vi lascio con questo scorcio, brava gente, che ha visto San Francesco 800 anni fa camminare da qui.